Cosa stai facendo? Annaffio qua in questo buco di terrazzo delle tre piante. Veramente? Non ho ancora dato il buongiorno e il benvenuto in un nuovo video. Lo vuoi dare tu? Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Bravo. Sto facendo i fiori. Vero, che bello. Aspetta che non so se me l'ha messi bene a fuoco. Che comunque da questo inverno che era tutto secco, guarda come si è ripreso. Ma anche il timo si sta svegliando, vedo. Sì, è vero. Sta facendo sotto tutte un po' secco sopra. Ma anche l'erba cipollina, l'erbaina. Guardate che bello. Dov'è l'erbaina? Ah, ecco sotto. Però è da tagliare. Sì. E soprattutto il fico. Era tutto secco. Guardate che bello. Noi ci abbiamo gli alberi nei terrazzi. Sì, veramente. Nel buco del terrazzo. Piove e crolla. Speriamo di no. Allora, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Come state vedendo, la nostra mattinata è iniziata in questo modo. Luca si è occupato delle piante sul balcone, infatti adesso che sta arrivando per fortuna un bel caldo, le piante hanno bisogno di molta più acqua rispetto al solito, e intanto io mi sono occupata del letto. Come sapete, il ragazzaccio ha il permesso di salire sul letto quando vuole, infatti dorme con noi, ma anche... Devo dire che anche di giorno si fa dei bellissimi pisolini su questo letto, ed è per questa ragione che cerco di cambiare il più spesso possibile le lenzuola, ma anche le coperte. A proposito di lenzuola, penso che dovrei comprarne di nuove perché uso sempre le stesse, e il motivo è semplicissimo: io ho tante lenzuola bianche perché mi piacciono da morire, ma da quando c'è il ragazzaccio le lenzuola bianche sono praticamente proibite, perché quando le metto si vedono subito i suoi peli, insomma non mi piace l'effetto finale, e quindi non le sto più praticamente usando, e mi dispiace molto, e quindi faccio girare sempre le stesse. Prima o poi ne comprerò di nuove. E tra l'altro volevo anche aggiornarvi sulla nuova organizzazione sotto il cassettone del letto. In uno scorso video vi ho appunto mostrato che sono andata a organizzarmi lenzuola, coperte in dei contenitori appositi, e vi posso dire che mi sto trovando benissimo in questo modo. È molto molto più comodo rispetto al metodo che utilizzavo prima. Vediamo un po', perché sentivo il ragazzaccio piangere, vediamo se c'è qua. No, non c'è. Thor? Amore, cosa facevi? Piangevi? Sì, lì ci sono le coperte che adesso andiamo a lavare. C'è il letto nuovo. Il letto ve l'ho cambiato. Bravo. Bravo, vita mia, bravo. Ti piace il letto pulito? Amore? Ti piace il letto pulito? Guardate che bella zampona! Bello, sempre con gli occhietti sporchi, amore mio. Sempre con gli occhietti sporchi. Non sei convinto, Thor? Rambo
inizia a salire sulla mano, guardate. Inizia a fidarsi. Guardate che bello che è. Non è troppo vicino. Luca ha paura del morso. Adesso è salito completamente. Sì, sì. È perché prende sempre più fiducia. Ragazzi, sono in bagno, mi sto pettinando i capelli perché domani li voglio lavare e li voglio, di solito ho preso il giro di lavarli la domenica, ma visto che domenica è Pasqua li voglio lavare sabato, così sono a posto per Pasqua appunto. E io di solito magari i giorni prima del lavaggio li pettino, faccio delle acconciature così. E già che sono qui ne approfitto perché volevo parlarvi di un prodotto. Vi avevo mostrato su Instagram un bel po' di tempo fa di averlo acquistato e volevo darvi così le mie impressioni. E il prodotto in questione è questo, di Garnier, mamma, sono senza occhiali, quello alla papaya, che dovrebbe funzionare come maschera, balsamo e trattamento senza risciacquo. Allora, iniziamo a metterlo adesso così vi spiego. L'ho provato come maschera e come balsamo, ma non mi è piaciuto. Comunque vi faccio vedere quanto ne ho già utilizzato. Il barattolo è ampio, io ne ho già preso parecchio. Non mi è piaciuto perché, secondo me, sui miei capelli non è abbastanza corposo. Allora lo sto usando come trattamento senza risciacquo, ma ci vado giù pesante perché i miei capelli non rimangono appesantiti con questo prodotto. Quando appunto i giorni prima del lavaggio, quando magari faccio come in questo caso farò una treccia, li pettino e poi metto parecchio prodotto su tutte le lunghezze, parto dalle orecchie fino alle punte. E così mi trovo bene, così mi piace. Ma come balsamo e maschera i miei capelli non hanno gradito, magari poi un'altra tipologia la gradivano di più, tipo quello alla banana, così. Ma in questo modo invece mi piace molto come utilizzo. Quindi vedete, io prima mi pettino i capelli, poi lo applico sulle lunghezze, guardate, vi faccio vedere, non so se rende, ma non sono per niente unti, appesantiti, niente proprio. Cioè, sono già asciutti. L'hanno praticamente già assorbito tutto questo prodotto. Quindi questo è l'utilizzo migliore per i miei capelli almeno, eh. Io parlo perché su Instagram in tanti mi avevate detto che, vedete, ne prendo, e questa è la prima passata, ne prendo un bel po'. Dicevo, su Instagram in tanti mi avete detto che vi era piaciuto molto come prodotto, però io, vedete, ne metto più volte e ne metto parecchio, però appunto io ho i capelli particolarmente secchi, che amano le cose molto molto grasse, e quindi forse questo non è sufficientemente corposo proprio per i miei capelli, dico, magari già chi ha capelli meno secchi può andare bene anche come balsamo maschera. Quindi vedete, io lo applico bene, poi lo pettino, ma vi assicuro che i capelli sono già asciutti, i miei capelli non hanno parti più pesanti per niente. E infatti lo faccio così, ve l'ho già detto, i giorni prima del lavaggio. Aspettate, sento un nodino. Guardate che nodi che si formano, che nodi. Scusate, questa è la mia battaglia con i nodi. Quindi questo prodotto, adesso l'ho testato per parecchio tempo, guardate che, scusate, guardate che nodo. Questo prodotto lo promuovo solo come appunto prodotto da applicare senza risciacquo, così come leave-in, altrimenti non i miei capelli non ha dato un buon risultato.
Guardate, vorrei farveli toccare. Sono completamente asciutti, non hanno già, non hanno proprio. Oh, così mi piace. Adesso mi faccio la treccia e ci rivediamo in cucina. Eccomi qua, ho fatto la treccia, messo la fascia, così sono pronta per mettermi in cucina insieme a voi. E, prima però volevo fare alcune precisazioni sul prodotto che vi ho appena fatto vedere, perché stamattina ho la testa tra le nuvole. Volevo dirvi che l'ho anche applicato ieri sera come leave-in, lo applicherò anche questa sera, cioè questo prodotto messo come leave-in sui miei capelli posso veramente esagerare, non solo come quantità, ma anche come applicazioni, anche 2 o 3 volte al giorno, che i miei capelli non ne rimangono in alcun modo appesantiti. E però ripeto, il mio è un capello molto molto secco, quindi come leave-in mi è piaciuto tantissimo, proprio perché non appesantisce e lascia i capelli molto morbidi, molto luminosi e molto molto profumati, perché uno dei pregi di questi prodotti è proprio il profumo, è molto intenso, mi piace molto questo alla papaya, però come balsamo e maschera sui miei capelli purtroppo non è abbastanza nutriente. Spero di essermi spiegata bene, perché oggi ho la testa, ragazzi, da un'altra parte, per 2 motivi. Partiamo dal primo, che è il più semplice da dire. Il primo è questa tosse maledetta e continua a non passarmi. Adesso sono più di 20 giorni che ce l'ho, non ne posso più. Aspetto che passi Pasqua, tanto manca pochissimo, e poi risentirò il mio medico e poi vedrò se non riesco a risolvere, magari fare una visita da un otorino, perché non ce la faccio più. Veramente sono troppo limitata con questa tosse, anche uscire è un problema. Perché parte il disagio, ma a volte mi vengono degli attacchi talmente forti che proprio vomito. Scusate la parentesi un po' disgustosa, però è così. E quindi ho il terrore che questi attacchi mi vengano fuori casa, perché è un disagio tremendo. E in più, anche quando faccio i video sono molto limitata, perché faccio fatica a parlare. Finché sto zitta me la cavo. Ma quando parlo, ad esempio, il video che voi avete visto ieri, quello in cui io e Luca vi diciamo quali sono state le nostre serie TV preferite, avrei voluto dire molto di più, ma proprio non ce la facevo con la gola, perché mi veniva da ridere. Se rido proprio raggiungo l'apice della tosse. E anche parlando mi aumentava la tosse, quindi sono veramente limitata. E anche di notte ho avuto dei problemi per dormire, quindi adesso, siccome sono passati più di 20 giorni, inizio a essere abbastanza esausta per via di questa tosse. Spero di riuscire a trovare una soluzione, perché non la sopporto veramente più. Comunque, questo è il primo motivo per cui ho la testa tra le nuvole, perché sono un po' stanca, un po' esausta. Il secondo motivo invece, sentite, mi sei già tutto, sono tutto un fremito, mannaggia. Secondo motivo è l'uscita del libro. Allora, come sapete, è uscito giovedì il mio terzo romanzo giallo e subito ero preoccupata, cioè temevo non interessasse a nessuno. E questo timore un pochino ce l'ho ancora, perché spero che continui a interessare nel tempo, visto che adesso a molti di voi è incuriosito, molti di voi l'hanno preso. Io vi ringrazio con tutto il cuore. Quindi, diciamo, il primo timore che avevo era questo, che proprio non interessasse a nessuno. Per fortuna non è andata così, anzi, grazie a voi ho raggiunto già dei successi veramente meravigliosi. Ve li voglio mostrare perché ve lo meritate. Perché questo veramente è solo grazie a voi. Aspettate. Ve lo dico subito, perché siete stati meravigliosi, a parte tutti i commenti di incoraggiamento anche su Instagram. Mi avete fatto emozionare, poi io mi commuovo sempre per queste cose, quindi veramente vi ringrazio tantissimo. Comunque, grazie a voi, stavo dicendo, il libro è arrivato nella categoria Gialli con investigatori privati, già al 52esimo posto. Grazie, grazie veramente, siete meravigliosi. Cioè, non pensavo, mi avete regalato un'emozione grandissima. E nella categoria Le novità più interessanti siamo arrivati al settimo e nono posto. Settimo col cartaceo, nono posto con l'ebook. Non so se ve l'ho detto nell'altro video, ma mi sa di no. Per quanto
riguarda la versione digitale, l'ebook. Chi è abbonato a Kindle Unlimited lo può prendere gratuitamente. Quindi, e se non siete abbonati, comunque potete fare la prova gratuita di un mese e poi vi togliete l'abbonamento. Quindi, in quel mese potete leggerlo tranquillamente in modo totalmente gratuito. Quindi, vi ringrazio sia per questi successi che mi avete già fatto raggiungere, non me l'aspettavo, mi sono emozionata tantissimo. Voi sapete quanto è importante per me scrivere. Quanto sto investendo proprio in questo lavoro, tantissimo, voi lo sapete, e veramente mi avete dato un riscontro meraviglioso. E anche i vostri commenti, ve l'ho già detto, i vostri messaggi su Instagram, stupendi, mi avete fatto veramente emozionare. Comunque, ritornando al discorso ansia, che è quello da cui ho iniziato tutto, prima ero preoccupata appunto perché ho detto magari questo libro non interessa a nessuno, eccetera, eccetera. Ora ho visto che interessa... mi è interessato, scusate, questa voce è un tormento, e adesso è subentrata un'altra preoccupazione, cioè spero vi piaccia, e quindi non vedo l'ora di avere i primi responsi per capire cosa ne pensate, e per cui è tutta la mattina che sto rimuginando a questo, e vabbè, vediamo, ed è il bello proprio di buttarsi nelle cose, che ci sono sempre tante emozioni contrastanti tra loro che si vanno a intrecciare. Bene, direi di metterci al lavoro adesso, altrimenti non iniziamo più. Oggi voglio fare due ricette sempre per Pasqua con voi. La prima è una ricetta salata e la seconda una ricetta dolce. Scusate, vedete, poi perché la tosse mi toglie ogni energia veramente. Poi io sono una chiacchierona, quindi per me essere limitata nel parlare è veramente tremendo. Dicevo, la prima ricetta salata faremo una sorta di casatiello, ma proprio sorta napoletani all'ascolto, una mia rivisitazione. Io uso questa parola solo per farvi capire di cosa si tratta, ma lo so che l'originale è molto diverso da quello che andrò a fare io. E poi il dolce, ricicleremo un uovo di cioccolato. È una ricetta che ho visto spesso, non ho mai provato a fare, voglio provare a fare oggi con voi perché secondo me è molto bella da vedere ma anche molto molto gustosa. Quindi ora chiudo la bocca, così mi passa anche un po' questa tosse, e mi metto al lavoro. Allora, per preparare questo impasto i passaggi sono pochi e facili. Inizio mettendo a sciogliere il lievito di birra fresco in un bicchierino con acqua e un pochino di zucchero per favorire la lievitazione, poi vado a mettere la farina in un contenitore e, come vedrete nei passaggi successivi, vado ad aggiungere il lievito, il sale, un po' di burro, circa un cucchiaio, e l'acqua quanto basta. Io l'acqua non la peso, vado a occhio, vi dico che in questo caso dovrà rimanervi un composto bello idratato, quindi come vedrete alla fine leggermente appiccicoso, cioè un impasto che riuscite a lavorare a mano ma che risulta un pochino appiccicoso perché deve essere molto molto ben idratato. A questo punto copro il mio impasto e lo lascio lievitare in forno con la luce accesa per almeno un'oretta.
vedete, qui ho messo su una bella caffettiera, bella grande, questa mi sembra sia da 6, per il dolce che faremo dopo, che anzi faremo tra pochissimo, mentre il nostro impasto lievita, e intanto ne approfitto per fare due chiacchiere con voi. Come avete visto, ho fatto l'impasto e dovete sapere che mi ero rovinato un'unghia, quindi le ho accorciate tutte quante, vedete, io di solito sono abituata a portarle come lunghezza direi normale, perché vedo persone che ce l'hanno molto più lunghe delle mie, però non, cioè più o meno così saranno, così non so se rendo l'idea, comunque basta che guardate negli altri video. E vi giuro, ieri le ho tagliate e mi sembra che mi manchi un pezzo della mano, cioè sono talmente abituata ad averle sempre lunghe che di questa lunghezza mi sembra proprio mi manchi qualcosa, anche quando faccio gli impasti, quando faccio le varie cose, mi sembra veramente che mi manchi qualcosa, incredibile. Però questa cosa mi fa sorridere perché tante persone invece sono abituate ad avere le unghie corte, mi chiedono come faccio con le unghie lunghe, e quindi la risposta è solo questione di abitudine. Quando ci si abitua ad averle corte sembra impossibile fare le cose con le unghie lunghe e viceversa. Poi lunghe, io parlo di una lunghezza normale, perché alcune persone hanno delle unghie troppo lunghe, che lì secondo me certe cose è proprio impossibile farle. Vabbè, detto questa che è una stupidaggine, volevo anche dirvi che mi avete chiesto su Instagram cosa farò a Pasqua, proprio come menù. Pasqua io sono sempre tradizionale nei menù, mi piace più diciamo variare Pasquetta o il sabato, insomma mi piace di più cambiare nei giorni vicino alla Pasqua, però poi a Pasqua mi piace fare il menù tradizionale, quindi farò come primo le lasagne normalissime, classiche, e come secondo l'agnello con le patate. E avrei voluto comprare anche i carciofi, mi sono dimenticata, perché agnello, patate e carciofi al forno è qualcosa di delizioso. Se voi ancora dovete fare la spesa, comprate anche i carciofi, perché ci stanno davvero benissimo, davvero molto molto bene. E poi vi volevo dire anche un'altra cosa. Qualche giorno fa su Instagram ho fatto delle storie, dei sondaggi eccetera eccetera, e per comunicarvi che ho deciso una nuova programmazione di video, e lo dico anche qua per chi non avesse Instagram o non mi seguisse su Instagram. Fatemi sapere nei commenti se vi piace come disposizione dei video. Farò il lunedì farò uscire un video dedicato alle piante. Mercoledì e domenica farò uscire i video casalinghi di ricette, organizzazione, pulizie, chiacchiere come questo. Mentre il venerdì me lo tengo un pochino più jolly, diciamo così, quando devo parlarvi dei libri, quando magari ho qualche progetto con l'uncinetto o altri progetti fai da te eccetera eccetera, me lo tengo per queste cose, anche perché adesso ve l'ho detto, non vi posso parlare di libri perché faccio parte della giuria di un concorso letterario, quindi sto leggendo esclusivamente i libri del concorso, ovviamente non ne posso parlare pubblicamente, poi almeno per quanto riguarda prima dell'esito del concorso. E quindi il venerdì me lo giocherò in questo modo, o anche per video più chiacchiericci, dipende dai periodi. E questo è quanto. Su Instagram avete detto che vi piace molto come programmazione, rimane così a giorni alterni, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. E fatemi sapere anche qui se come programmazione vi piace o se preferireste altri giorni. Mentre io stavo cucinando, guardate il mio amore cosa stava facendo, cioè, ma la bellezza di questo dipinto, gli occhi sono qualcosa di impressionante, non è ancora finito, vi dico, è in fase di lavorazione. Guardate gli occhi sembrano quasi proprio due pietre vive, non so come dire, presente, sono luminosi, vero? Normale. Bellissimi. E questo lo metti, pensi di metterlo in vendita su Etsy? Sì, sì. Quindi andrà, questo una volta finito è pazzesco, in una casa sta benissimo, in una sala, in un corridoio, stupendo. Ma poi tutte le fili metto su, Sì, tanto io vi lascio sempre il link se siete interessati.
Allora, anche questa ricetta è facilissima perché bisogna iniziare preparando un classico tiramisù. Come sempre trovate tutte quante le dosi in descrizione. Adesso io, come vedrete, monterò le uova con lo zucchero, andrò ad aggiungere il mascarpone, unirò i due composti per creare la classica crema del tiramisù. Io non vado a pastorizzare le uova perché le prendo da un contadino, sono veramente super super fresche e mi fido. Ma voi mi raccomando, fate molto attenzione quando fate il tiramisù o comunque qualsiasi ricetta che prevede delle uova crude, fate attenzione dove le prendete, piuttosto organizzatevi per pastorizzarle o cose di questo tipo, insomma per essere sicuri di mangiare un prodotto che non vi farà male. Prima di iniziare a farcire il nostro uovo, anzi il nostro metà uovo, come vedete vado a scaldare la parte della base dell'uovo con l'accendino. In questo modo si scioglierà leggermente il cioccolato e riuscirete a farlo aderire alla perfezione al piattino. Altrimenti sarà molto difficile farcirlo, servirlo perché ballerà in continuazione. Quindi io vi consiglio di fissarlo, vedete? Non si muove più. Perfetto. A questo punto inizio a farcirlo con il tiramisù, ho iniziato con la crema, poi vado avanti con i savoiardi inzuppati nel caffè. Io non li inzuppo solamente nel caffè, aggiungo anche un pochino di latte perché sennò per me il gusto è troppo forte, ma voi ovviamente fate come preferite. E io vado a mettere la crema con la sac à poche semplicemente perché voglio fare una bella decorazione finale, ma si può usare senza alcun problema, il cucchiaio e il risultato viene comunque bellissimo e buonissimo. Guardate che meraviglia, è venuto bellissimo, ancora meglio di quanto pensassi. Adesso lo metto a riposare in frigorifero così si compatta per bene, ma è qualcosa di meraviglioso. Cioè, con questo a Pasquetta fate un figurone con le uova avanzate. Poi ci si può sbizzarrire. Io ho fatto il tiramisù, che è una cosa molto semplice, ma secondo me anche con un pan di Spagna o un'altra creme viene una bomba. A questo punto vado a prepararmi il ripieno per il nostro, diciamo, la nostra sorta di casatiello, chiamiamolo così. Io lo vado a condire con l'nduja che ci piace tantissimo. Occhio se non l'avete mai mangiata perché è abbastanza piccante. Prosciutto cotto, pancetta, parmigiano. Poi io volevo aggiungere anche la provola, me la sono dimenticata, ma voi aggiungetela in questo momento perché poi, come vedrete, io l'ho aggiunta dopo, ma è molto meglio aggiunta all'impasto in questa fase, mi raccomando. Ora avete visto, l'impasto è cresciuto benissimo, è lievitato per bene. Lo vado a togliere dalla ciotola, mi aiuto con un po' di farina e rimuovo un pezzettino di impasto che ci servirà successivamente e poi vado a mettere il nostro ripieno e lo vado piano piano a inserire. Mi raccomando, qualsiasi salume voi scegliate, qualsiasi formaggio voi scegliate,
Siate generosi perché questa ricetta è buona se abbondante, altrimenti no, quindi datemi retta, siate generosi, non lesinate su queste cose. Io penso, in base ai vostri gusti, che voi possiate mettere veramente qualsiasi tipo di salume e di formaggio, che verrà sicuramente buonissimo. Comunque, dopo averlo lavorato per bene, lo vado a disporre in questa tortiera a forma di ciambella che io ho precedentemente oleato. Per inserire il composto in maniera più semplice, io non vado a fare il solito salamino, ma semplicemente buco con il coltello il mio impasto e lo vado a inserire. Questo secondo me è un metodo davvero molto molto semplice per andare a mettere un lievitato all'interno di una tortiera di questo tipo. Poi vado ad aggiungere le uova, creo un pochino di spazio nell'impasto, aggiungo anche i cordini che vanno a chiudere le uova. Mi raccomando, prima di inserire le uova, lavatele molto molto bene, mi raccomando, quello è un passaggio fondamentale. E a questo punto lo lascio lievitare per almeno un'ora, un'ora e mezza. In realtà vedrete, io lo farò lievitare un po' di meno perché Luca aveva fame, ma voi mi raccomando, aspettate che raddoppi di volume. Allora, io l'ho lasciato lievitare circa 45 minuti ed è già cresciuto tantissimo, ma voi lasciatelo lievitare un po' di più. Io adesso lo metto in forno perché Luca ha troppa fame e quindi diciamo anticipo un po' i tempi. Aspettate che il ragazzaccio Jutor. E poi ho fatto anche un'altra cosa perché mi ero dimenticata di farla prima, ho aggiunto dei cubettini di provola. E li ho un po' infilati nell'impasto adesso perché prima mi sono proprio dimenticata di metterli. Voi metteteli, mi raccomando, quando aggiungete tutti gli altri ingredienti. Allora, ho chiamato Luca per coinvolgerlo in un esperimento. Allora, io prima ho preparato il dolce e lui non ha visto niente, vero? Giuriamo, è vero, non ha visto niente là di là dipingere. E gli ho detto che con questo fareste proprio una bellissima figura. Io faccio da sghiabbi che ha questo ragazzo. E voglio dimostrarvelo perché glielo voglio far vedere a Luca. Adesso gli faccio chiudere gli occhi. Però lo sai che io non do soddisfazione. Lo so, però comunque se tu rimarrai stupito, figurati le È persone. difficile stupirmi. Vediamo la sua reazione. Comunque volevo dirvi, farete bella figura con gli ospiti, ma quali ospiti quest'anno? Con i conviventi? Se va bene. Vabbè, se va bene. Bene, allora chiudi gli occhi, c'è la telecamera, quindi non sbirciare perché ti vediamo e mi prendo il dolce. Me lo tiri in faccia? No, no, apri gli occhi. È Che bello! vero? Molto bello! Un tiramisù, tipo un tiramisù? Sì, tirami su dentro l'uovo. Bello, no? Veramente bello! È rimasto, avete visto? È rimasto colpito. Perché è veramente bellissimo. È Veramente? attaccato, l'ho Attaccato? attaccato. Sì, se no cadeva Come hai fatto e. ad attaccarlo? Ho passato un po' di la fiamma dell'accendino sotto il cioccolato, quindi. Complimenti! Grazie, vedete con le mie ricette fate un figurone. Mentre stavo finendo di cucinare, Luca ha travasato queste piantine di basilico. Intanto i nostri semi stanno crescendo, noi stiamo aggiornando tutto, però ci vorrà un po' di tempo e siccome è un'erba aromatica che noi usiamo tantissimo, soprattutto io in cucina, abbiamo deciso di prendere anche delle piantine, così poi aggiungeremo le nostre dei semi e avremo un bel po' di basilico. Il ragazzaccio va pazzo per questa corteccia qua. No, Thor, no, no, che ti fa male, no. Ecco qua, ho appena sfornato il nostro pranzo e ha un profumo, un aspetto veramente meraviglioso. Non vedo l'ora di mangiarlo. Vedete qua, si vede che ho aggiunto il formaggio dopo. Mannaggia a me, vabbè. E adesso lo lascio intiepidire un attimo e poi lo metto nel piatto di portata. Siamo arrivati alla fine di questo video, io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato, mi auguro che vi sia stato utile e vi abbia tenuto compagnia. Mi raccomando, fatemi sapere se proverete a replicare queste ricette che vi garantisco sono veramente ottime, buonissime. E
colgo l'occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie una Pasqua veramente felicissima. Quindi vi ringrazio ancora per aver guardato questo video, vi mando un bacio grandissimo e come sempre noi ci vediamo al prossimo video.